Parliamo delle elezioni amministrative a Vernasca. Abbiamo con noi il sindaco eletto Gianluigi Molinari. Benvenuto su Radio Sound. Grazie. E allora, per ospitarmi. Un suo ritorno a Vernasca come sindaco, immagino insomma sia una grande soddisfazione per questo risultato. Ma sì, cioè, nel senso, io ci vivo qui e quindi per un sindaco di un piccolo paese è sempre una scelta non solo amministrativa, ma proprio anche di affetto per il proprio territorio, quindi voglia di fare cose, di parlare con la gente, di stare in mezzo alla gente, perché almeno io, ma come anche tanti altri miei colleghi, ci sentiamo a casa e stiamo bene anche a cercare un po' di barcamenarci in mezzo ai mille problemi che comunque ci sono e ci saranno. Fare il sindaco chiaramente non è una cosa semplice, soprattutto di questi tempi. Lei lo ha fatto dal 2004 al 2014. Quali sono le sfide per il suo comune? Le sfide per un territorio di montagna è riuscire, se non a invertire, a limitare la tendenza all'abbandono. Diciamo un comune anomalo perché ancora tutti i servizi, pur essendo di montagna, la gente ci vive ancora, abbiamo le scuole, abbiamo la casa di riposo. Vorremmo riuscire a far sì che più giovani scegliessero di vivere qui. Quindi la sfida sarà un po' quella di cercare di darci qualcosa di un po' anche di innovativo. Non è semplice, poi c'è l'ordinaria amministrazione, che quello è la tragedia, perché ovviamente con poche migliaia di euro a disposizione per asfaltare un territorio molto vasto, ecco, qui penso che la politica, e quindi a livello anche nazionale, ecco, queste sono scelte di campo che non c'entrano con il rosso, il nero o il verde. Porterà qualcosa anche della sua esperienza come consigliere regionale in questa altra esperienza, questo ritorno sì, a casa, sì, diciamo? Credo l'amministrazione comunale di Vernasca viene da una gestione molto illuminata e anche soprattutto capace di portare a casa risorse con il sindaco Sidori Giuseppe, che io sostituisco. Ovviamente un po' di esperienza ce l'ho e soprattutto c'è una buona struttura anche negli uffici pubblici in grado anche di lavorare progettualità e poi gestirla. Questa è sempre stata una caratteristica. Grazie per essere stato insieme a noi. Grazie mille, ciao. Ospite di Radio Sound Piacenza 24, il neo sindaco di Vernasca, Gianluigi Molinari.